Ehi gruppo, buon pomeriggio a tutti. Siamo qua alla lezione del giovedì, la solita buona cara vecchia riunione del giovedì. E iniziamo questa lezione oggi in un modo particolare. Oggi stavo frugando tra gli hard disk. Io ho 7 hard disk da 2000 gigabyte, dove dentro c'è tutta la mia storia, no? Io ero molto disordinato, nel senso che vado molto veloce, non ho il tempo di ordinare il desktop, quindi prendo, raccolgo in una cartella e metto su un hard disk. Quindi ho tutti i miei desktop negli anni e lì frugando ho trovato questo, il libro che avevo scritto nel 2012, questo qua l'avevo scritto, quindi parliamo di 7 anni fa. Questo è un libro che racconta, inizio con questo libro e poi andiamo con un video che ho trovato di repertorio che per privacy non vi inquadrerò tutto o che lascerò solo una parte perché non voglio che si vedano i visi delle persone, ma si sentirà l'audio. È un video questo che ho fatto, quanti anni fa abbiamo fatto? 2017, 3 anni fa abbiamo fatto questo video. E si vedrà Inga giovane, tranne ancora giovanissima. E io direi partiamo con questo video, luci spente e poi iniziamo questa lezione. Buona visione. Buongiorno signor Fabio, sono Inga dal Dipartimento Logistica. Volevo chiedere se può riferire al suo amico che lo ha accompagnato se può passare in logistica perché abbiamo una proposta da fare. Una proposta da fare. Questi sono praticamente Dai, è un paziente rimango. italiano che è venuto qua in Moldavia accompagnato da un dentista italiano e questo dentista italiano praticamente ci aveva chiesto 4 mesi fa che voleva lavorare con noi. Io non sapevo questo. Voleva lavorare con noi in cambio di dargli soldi. Lui ci manda carne da macello, noi gli diamo soldi e ci manda ancora più carne da Quindi vuol macello. dire la proposta, è stata la sua proposta e noi l'accettiamo. Noi l'accetteremo. Sì, gli mandiamo un messaggio, gli diciamo che abbiamo ripensato riguardo alla Tipo proposta che ci fece. Ok, saluta gli italiani. Lei è la nostra complice. Ok, mettiamo in pausa, riaccenderò il video praticamente dopo che gli abbiamo inviato il messaggio. Aspetta, attento. Gli stiamo inviando l'esca adesso. Ok, eccola qui l'esca. Vediamo se sortirà effetto. Questi io li chiamo le iene, gli sciacalli dell'odontoiatria. Sono gli intermediari. Gli intermediari sono quelli che lucrano sulla salute o lo stato di malessere delle persone. Diventa pericoloso quando ci si mette nelle mani di intermediari, perché questa è gente che per sbarcare il lunario va nei bar, tira la giacchetta alle persone e le convince ad andare all'estero. Magari queste persone non sono dei candidati per andare all'estero. Magari cosa succede? Che quando collaborano con delle cliniche che ci cascano a queste reti di vendita, a sottostare a queste reti di vendita, iniziano ad acquisire potere di ricatto nei confronti delle cliniche. Le cliniche, per non perdere questo flusso di pazienti, anche se sono pazienti che non sono candidati ideali, si sono obbligati a mettere mano, a fare gli interventi, diventano cliniche degli orrori queste, a causa del ricatto che subiscono da queste catene di vendita, da queste reti di vendita, da queste persone che per avere uno stipendio sfruttano la sofferenza degli Ok, altri in cambio di soldi. risposta. Ora aspettiamo la risposta, metto in pausa la registrazione. Lo metto così oggi ce l'abbiamo da programmare tutti i prossimi 3 mesi, ci abbiamo da programmare. Quindi stiamo facendo poesia ma finché c'è in inglese, da francese. programmare meglio. Sì, no, Vuol dire ce n'è. sono tutti quelli in arrivo in queste E quando non hai da programmare che ti preoccupa. Allora, ti ho fatto vedere oggi perché stavamo parlando, no, con la clinica e siccome abbiamo ora in programma tutta la parte francese, la parte inglese, infatti stiamo facendo il sito web. Ora ti faccio vedere il sito web, questo qua è quello che stiamo facendo adesso in inglese. Qua. E già in 10 ci hanno chiesto di collaborare, eccetera, cioè c'è sempre gente che ci manda richieste, eccetera. Dici Allora, la discorso tua dell'altra come volta. si potrebbe collaborare, capito? Pensaci, ci dici la tua come si potrebbe collaborare e poi le vediamo, insomma, le varie richieste. Buongiorno. Tu se devi andare all'università vai Sì, tranquillo, adesso vado. Ciao. se no ti Ciao. faccio. Ciao. Buongiorno. Grazie, grazie. Grazie.
Ok, ti dico i paletti quali sono. I paletti sono questi. Abbiamo fatto il nuovo listino prezzi. Questo qui dovrebbe essere quello aggiornato. Sì, questo è quello aggiornato. Noi abbiamo da 2 gennaio 2017, 2017 aumentati i prezzi perché abbiamo fatto degli investimenti importanti. Abbiamo fatto praticamente, abbiamo preso un sacco di macchinari, il CAD CAM, i rilevatori di impronte con laser, e quindi faremo tutta l'articolazione digitale, tutte queste cose qua. Quindi abbiamo aumentato i prezzi, però questo è il massimo che noi possiamo aumentare. Ok, tutti quelli che ci chiedono di collaborare alla fine vogliono praticamente la stecca, insomma la loro parte, per portare qua il paziente. Noi però non possiamo uscire fuori da quel prezzo, capisci? Quindi questo è l'unico paletto, quello che noi vogliamo, capito? Dipende da voi, io non ho, io a me piace parlare chiaro. Anche tu Io fammi le domande persone chiare. qua, che lavorano qui dentro, ma mi avvicinavo un po' le conosco, avendo fatto l'università e tutte le cose. Non avevi detto. E io ho parlato anche con loro, io gli ho detto chiaro, io non voglio una percentuale sulla gente che vi porto. Io ti porto una persona, tu gli fai il preventivo, io non voglio percentuale sul tuo preventivo è 5.000, a lui gli fai 6, non ne frega niente, perché lui vuole che io lo accompagno, io non posso perdere una settimana di lavoro senza avere il tornaconto, chi me lo fa fare? Nessuno. Allora mi ha detto, va bene, gli ho detto, pensateci, io ci sono, al momento che non ne frega niente, io non voglio né percentuale perché non me ne frega niente. Cioè, io so che porto i pazienti, tanto io in Italia, quando mi arrivano, so già cosa gli devo fare. Cioè, fossi uno che è fuori dal lavoro, e poi gli dico sono 5, sono 6, sono 7, quel cavolo che sono, però più o meno li porto, lo posso capire, sapere. No, vabbè, ma tanto è una cosa Dici un prezzo fisso, nel senso vi porto il paziente quello che è, e io vi devo dire quello che insomma deve essere, quello veloce. che Cioè, io dovrebbe. so che arriva. Allora, ma arriva il paziente, deve spendere 5.000 euro sopra, ok, ti paga 6.000, perché il paziente non li deve dare a me, paga te 6.000, io arrivo con lui, come arriva, che fa lavoro, ti metto giù i soldi, come finisce di metterci i soldi, io prima ando via, mi rendo, gli ho già detto anche lui, puoi fregarmi una volta e poi non te ne arrivano più, arriva il paziente, sono 10.000, sono 1.000, 1.000. Cioè, arcata superiore, arcata Esatto. inferiore, 1.000 euro ad arcata, che è quel tanto che vorresti. Poi dipende da quanto è la cosa. Uno dice guarda, non ti do, perché anche lui glielo ho detto, non mi dai quei soldi, ci mettiamo d'accordo per meno, che tanto poi non li paga lui, non li paga il paziente italiano, mi dai da dormire, il viaggio e tutto, e allora possiamo. Una sorta di accompagnamento per il paziente. Certo, perché il paziente viene perché conosce me. Cioè, io ho due rischi. Uno dove lavoro, però non me ne frega niente perché se si comportava bene io non devo certo fare le cose. Lui fa così, va bene, per adesso mi va bene così, va fanculo. Però quando io non ci sono chiaramente non guadagno. E non è che perché mi è simpatico il paziente, con lui sì, perché siamo cresciuti assieme. Eravamo in banco di È un altro discorso. cioè, banco di scuola assieme, allora non me ne frega niente, dico no, vengo là con te perché chi ce n'ha la conosco bene, conosco la gente, ho un problema con chiunque, con la polizia e tutto, due colpi di telefono, basta, sono a posto, non mi tocca nessuno. Ma abbiamo detto, con lui lo faccio, non me ne frega niente, ma con un altro, perché ho cosa, per la gloria, neanche fosse una figa. Il problema è che quando tu porti però le persone qua così, dovresti allineare quello che chiedi con quello che c'è, che chiedi agli altri pazienti, capito? Se tu metti un paziente qua in mezzo a questi che paga di più, quello dice perché ho pagato di più? Che gli dici a Perché? lui? Ma non devo mica dire niente. Io ti mando, faccio un esempio, io ti mando la radiografia. Tu sai che un paziente che arriva da me, mi applichi quel pezzo. Però poi arriva qua, stanno una settimana e parlano tra loro i pazienti. E chi se ne frega? Tu pensi che i pazienti che porto io si fidano di quello che è, cioè quello di.
Di Lecco, dove lo dico per te, perché poi il paziente dirà: ma non è che tu ci stai facendo la cresta su il mio preventivo. Dovresti essere chiaro e dirgli al paziente: guarda che io per venire con te sto applicando una tariffa, una... Io non mi applico niente, voglio vedere il paziente come si comporta. Ma bene o male anche gente che si conosce, capito? No, te lo dico perché è successo. Ma non è successo, ma non che i pazienti parlano tra loro e dicono: ma quello c'ha un prezzo, questo c'ha un prezzo. No, vai là da solo, vai là da solo. Vai da solo a vedere cosa fai. Cioè io ti porto a vedere le cantine, ti porto a vederti qui, ti porto a vederti là, ti porto a mangiare, ti porto di qui. Lo faccio per che cosa? Così. Io vengo. Se ti... Allora, tu lo sai che non è partito dall'Italia il prezzo. Non è che vieni qua e lo sai qua. Cambiare di qualcosa, bene, perché lo dico a tutti, sì. Se per caso c'è una radiografia che non va bene, bisogna sapere come è successo. Ma è calcolato, si fa la visita. La TAC ti dice che è troppo stretto, è troppo largo, devi espandere, devi fare quello che vuoi, e va bene. Però parti dall'Italia con un preventivo che può essere 5, 6, 7, quello che è, ma lo sai già. Quindi se accetti è perché ti va bene. Perché accetti? Perché in Italia costa due volte. O un po' di più. Anche di più di due volte. Mica siamo scemi. Anche più di due. C'ho anche un mio compagno di corso a Valencia che continua a dirmi: dai, comprate la clinica, portali qua, vieni qua a lavorare con me. Ho detto: non vengo a lavorare a Valencia. Cioè, non si guadagna niente. Che dalle Canarie mi hanno scritto, mi sa pure da Valencia mi hanno scritto, che volevano fare turismo mentale lì. Il problema è che l'odontoiatria non è così eccellente in Spagna. Quindi, tu vai dentro nel sito dell'università che ho fatto io, poi vediamo. Ti hai fatto la UEM? Ah, la UEM, conosco, quella privata. Sì, sì, conosco. E lì facevate pratica, cioè dei primi anni. Un anno e mezzo sì. Di pratica sui pazienti, in clinica, in centro a Madrid. Cioè io lavoro da 7:45 la mattina fino alle 8:30 la sera e al massimo c'ho mezz'ora di pausa. Quanto? Dalle 8? 7:45 alle 8:30. Troppo. È un infarto così. Se mi pagano, cazzo non mi frega. Ma ti viene un infarto così? No. Faccio venire io l'infarto, non ti preoccupare. È un infarto, devi lavorare al massimo 6 ore, un torno. Ma qua è così? No. Quanto lo sei da noi è così? Io ho il mio assistente nella tua paesana. Sarda, vero? Brava. Ma perché non vieni a vivere qui? Al ministero. Ma sei matto? Perché? Ma ti fai la compressione della nave? Ma figurati che c'avevo la casa io qua a Poste Vecchie. E l'hai mollata? Ma sì, l'ho lasciata. Tanto alla fine in Italia paghi tasse e basta. Chi? A lavorare, dico, in Italia. Paghi io? Solo tasse. Io? Vabbè, come so. Io quando ero in Italia pagavo solo tasse. La metà del mio tempo lo davo gratis allo Stato. Lo so, io di più. Ci sono un po' di cose da... Basta, basta. Da noi si dice, è meglio che stai sempre con le spalle al muro. Perché quando arrivi all'inizio, vaselinata. Poi, fumo. Per i miei gusti... Io sono uno diretto, quello che c'ho da dire te lo dico subito, che ti piace o no. Infatti io vado d'accordo con poca gente perché sanno come sono. Se mi fanno una domanda ci devono aspettare la risposta, ma quella che dico io, non quella che vogliono sentirsi dire, perché più delle volte magari non è così. Rimane un problema. Allora supponiamo che tu porti il paziente. Noi gli diciamo che il preventivo è questo, già dall'Italia quello viene detto, perché viene calcolato quindi da noi il preventivo, certo. Ma sappiamo che quella come ci comunichi che quello è il paziente? Te lo metto quando io. Oh, sì, però come c'è uno via mail, via WhatsApp, via... Come vuoi. Ok, ci dai contatto, noi contattiamo il paziente. Sì. Abbiamo ricevuto questa, il tuo contatto, siamo tali, se turismo in Italia, bla bla bla. Ti dobbiamo calcolare il preventivo, tu gli puoi fare anche l'attacco di là in Italia? Sì. Ok, quindi in teoria potresti comunicarci in cloud l'attacco e fare una diagnosi, diciamo, a distanza. Successivamente noi inviamo il preventivo è maggiorato con quella parte, insomma, che abbiamo detto, 1000 euro sopra oppure 1000 euro sopra e sotto. Successivamente... No, non ti ho detto 1000 euro sopra e sotto. Vabbè, una cifra... Così per dire. Nel senso che decidi tu qual è la cifra.
Successivamente viene qua, viene ricalcolato il preventivo, nel senso si fa la visita, eccetera. A quel punto ti comunichiamo la variazione che c'è stata, lui dà l'ok, decide di curarsi e paga. Successivamente, questa parte, come te la possiamo inviare? Non Non mi c'è la interessa IVA, puoi se anche fatturare? no, 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 no. Non puoi fatturare? Only Ok. black. Se arriva, allora, se parte da là che è 5, arriva qua che è 6, a me rimane sempre 1, non mi interessa la percentuale sopra, capito? No, aspetta, aspetta. Allora, se lui... Ok. Arriva lui, c'ha un preventivo dall'Italia di 5.000 euro e viene qua. Tu sai che di quei 5.000 euro, 1.000 sono miei. Arriva qua, facciamo la TAC perché là non è venuta bene, quel cavolo che è, perché si fidano di più di qua, ci sta. Gli viene fuori 6.000, non frega niente. Cioè, i miei rimangono sempre 1.000, non è che voglio percentuale sul plus. Cioè, io devo partire da là sapendo che accompagno uno, due, tre, poi se riesco vengo con due, tre alla volta, non vengo per uno. Fai il pacchetto, ok. Ma a quel punto, se noi non te li possiamo inviare perché non li puoi fatturare, no? Non ti conviene farteli dare direttamente dal paziente. E perché me li date voi direttamente qua, amico, guarda. Cioè, tu sai che Ma non ti io... conviene neanche portarteli in Italia, questo ti conviene Ma che lasciarli fai qua. quello, non ti preoccupare, che non è un problema. No, per quello dicevo, non ti conviene Ma farteli io dare dal paziente. sono un ragazzo del mondo, non ti preoccupare, non è un problema. Perché quello non è... Tu sai che io arrivo il giorno tot, arrivo e questi ti devono dare tot. Pronti, chiaramente, quando questi partono. Va bene, quanti ne puoi mandare al mese? Che tipo di canale useresti? TV, radio oppure, che ne so, giornale? Il mio studio, dove lavoro. Calcola che noi facciamo Non è ASL, è privato. 60, privato, Privato. 65-70 persone al giorno. Cioè, Quanti se è colleghi poltrone, siete? Quanti colleghi siete? in totale lavoriamo in 16. 16. E non si incazzano, eh? Cioè, se salta fuori questa cosa si incazzano con te. Ti dicono, oh, ma che tu hai detto quello se viene con te? Ma non c'è bisogno di dirlo io a quello. È quello che vuole che lo curo io. E siccome il mio capo è geloso, cerca di tirarmi via il più possibile. Ma il paziente gli dice, io pago, io voglio lui. Se no, cambio studio. Tu cosa faresti? Beh, come io che sono qua, il chirurgo è Sergio, mi ha operato, ma ha iniziato lui e mi deve finire lui. Cioè, ma è anche giusto, cioè, ci Se uno sta. si... Se, allora, Non è questo... neanche per la garanzia, quello, nel Ma senso, se lascia uno ti dà perdere. la garanzia, Ma cioè, il tu problema dovrai è essere se tu... responsabile. Hai, No, ma io se come tu hai paziente voglio fiducia... sentire la fiducia, perché io in Italia non ho sentito la fiducia Se delle tu hai tue. fiducia, non vai da nessun'altra Con lui si è parte. creato un buon legame, medico Assolutamente. paziente. Guarda, ti giuro, un dottore così, io per fare la pulizia dei denti, mi ricordo la prima volta, ti ricordo, il pomeriggio, lui lo sa perché mi conosce bene. Io ho provato ad andare da diversi dentisti, insomma, non dentisti, lo studietto, tutti grossi su, e piangere facendomi la pulizia dei denti sotto, con l'anestesia il giorno dopo averle puste. Io sono venuto qua per la prima volta e mi scendevano le lacrime dalla contentezza, non mi ha fatto niente di anestesia e non ho sentito niente. Era come se io fossi là, lui qua e il ferro lavorava da solo. E poi A io... livello di comunicazione avete avuto problemi? Oh, assolutamente. E poi te lo dico chiaro, cioè io mi sono messo lì a vedere come operava. Quando gli ho detto stai tranquillo perché lavora bene. Lavora come lavoro io. C'ha passione, c'ha quel ragazzo. Oh, c'ha passione, c'ha testa. Gli piace quello che Vede fa. il lavoro Ed è e lo innamorato. sa sviluppare. Io ti dico che adesso E lo che sa ho sviluppare. solamente il Già sei provvisorio, solvertico, cioè io ho visto risolvere un sacco di problemi io che ho che sono fatto prima solvertico. di diventare odontoiatra, 15 anni di odontotecnico, perché io sono anche odontotecnico, non mi puoi venire con un articolatore e farmi vedere la minchiata, ti mando a cagare in 2 secondi. Certo. Anche Malta non è da buttarsi. Io, guarda, ti posso dire che Malta è un posto dove aprire una clinica, ma domani va aperta, non tra un anno, perché è in crescita così. Tipo la Svizzera sta diventando, c'è il 2% di disoccupazione, ci stanno costruendo grattacieli su grattacieli e non ci sono dentisti a Malta e tutti parlano italiano. Che sta facendo tanto l'Albania.
No, lascia stare, c'è la mafia in Albania. Vengono il giorno dopo gli altri e... Ma non ce l'ho, non ce l'ho. La mafia può per tutti. Non ce l'ho, non ce l'ho. No, ma è la mafia disorganizzata. Ma non ce l'ho, ma adesso la strada con la zucca. Vuoi venire là quanto vuoi? Come quanto vuoi? Tu dici quanto vuoi, vogliamo che tu venga a lavorare, quanto vuoi? Questo è uno dei tanti video d'inchiesta che ho fatto negli anni, ok? Questo è uno dei tanti, quando stavo scrivendo questo primo libro che ancora non è uscito, ok? Questo è il libro più pericoloso, dove si parla di OGM in Italia, di quella che è la mafia dentro al sistema sanitario. Inizia invece la divulgazione con questo libro che i nostri pazienti riceveranno gratuitamente a casa, quindi vi stanno già chiamando, qualcuno è stato già chiamato, ed è un libro questo che parla di diritto umano alla salute. Okay, questa è, non abbiamo fatto vedere i visi, ma era solo per raccontare una storia, okay, raccontare una storia di quello che viviamo all'estero. Ogni mese ci sono persone che vengono qua, ok, ogni mese io me le metto e me le filmo, che okay? Mi raccolgo tutte le chiacchierate, perché quello che faccio io è informazione, informare con le storie, e le storie significa di raccontare quello che è il conflitto di interessi della sanità, ok, quello di cui parlo in questo libro, ovvero che chi decide ciò di cui tu hai bisogno è la stessa persona che poi ti chiede i soldi, e quindi è strano questo. Nello specifico qua si parla di che cosa? Si parla di intermediari, intermediazione. E nella sanità l'intermediazione è una di quelle cose su cui bisogna fare attenzione, perché l'intermediazione è un conflitto di interesse in più a quello che già c'è a livello medico, ok? Quando mi chiedono perché il dentista costa troppo, oppure perché il medico costa troppo, perché c'è la filiera lunga, chiamiamola così. Qualche lezione fa parlavo di come dovrebbe essere invece la filiera corta, ok? Stato che paga il medico per fare al top il suo lavoro. Non deve essere il medico pagato dal malato, dovrebbe essere pagato dallo Stato e fare un servizio pubblico. Quello che poi ho fatto negli anni, per esempio questa clinica, è il risultato di una lunga ricerca. Una ricerca che è iniziata nel 2012, ce l'ho qua, lo potete vedere qua a monitor. Tutto quello che succede qua è il frutto della più ampia ricerca che sia mai stata fatta al mondo, non in Europa, al mondo. Per 2 anni giravo in solitario tutta l'Europa, andavo dalle cliniche che da 20 anni lavoravano con pazienti esteri, inglesi, francesi, tedeschi, ditemi una città, io ci sono stato, Romania, Ungheria, Croazia, Bulgaria, Montenegro, Serbia, Russia, sono stato dappertutto, sono stato. Durante quegli anni io raccoglievo che cosa? Tutte le... quelli che erano i problemi del curarsi in distanza e le soluzioni, almeno 3 soluzioni per ogni problema. Però come? Andavo direttamente da loro che avevano risolto i problemi e chiedevo esattamente come l'avevano risolto. In parallelo mi raccontavano quelli che erano i drammi, i problemi invece, le cose da non fare. Quello che poi è risultato è stato questo libro, che non è ancora stato pubblicato, ma che in realtà è già stato pubblicato sul web, dove dentro ci sono tutte il riassunto, diciamo, di quei 2 anni e mezzo di ricerca che feci. Fu una ricerca autofinanziata, si chiama in bootstrapping, quando tu praticamente lavori e ti paghi lo studio che stai facendo, indipendente. E qua dentro ci sono tutte le cose da fare, da non fare. Era stato veramente un lavoro che ancora deve essere pubblicato, questo, e che verrà pubblicato dopo questo primo libro. In sequenza logica questi sono degli argomenti che devono venire dopo, perché qua si parla già di come, qua invece si sdogana il fatto che forse è meglio se guarda altrove. Però poi dopo ti fai la domanda, ok, ma ora c'è un problema, c'è una giungla davanti. E allora qui ti spiego come, a cosa bisogna fare attenzione. E da adesso inizia tutta la divulgazione di quelle che sono le cose a cui bisogna fare attenzione.
L'intermediazione è la principale a cui bisogna fare attenzione. L'intermediazione si rischia di andare in una clinica sbagliata, con un chirurgo sbagliato per il proprio caso. Da poco sul gruppo, lo dico per il gruppo, c'è stato un paziente che abbiamo buttato fuori, molti di voi lo conoscevano, questo paziente l'abbiamo buttato fuori perché è venuto a chiederci, proporre intermediazione. Noi gli abbiamo detto chiaramente, gli ho spiegato perché no, gli ho detto prima no e poi gli ho spiegato anche per un'ora perché non è da fare l'intermediazione, perché è pericolosa, ed è quello che vi spiegherò oggi in questa lezione. E allora cosa faceva? Andava sul gruppo e parlava male di noi, oppure qua in clinica stava parlando male di noi. Io già sapevo che sarebbe andata a finire così, perché la Rident me l'aveva già spiegato, che loro erano ostaggio degli intermediari. O fai come ti dico io, oppure vado e ti faccio terra bruciata. Si è sentito in questo video il ricatto. Ha detto lo puoi fare una volta, lo puoi fare due volte, poi non te li mando più. Le cliniche che sono nate in Croazia anni fa con l'intermediazione, e l'intermediazione sono i trasportatori dei bus che portano, loro come che guadagnano? Loro hanno i bus vuoti, ti trasporto i pazienti da Milano, Verona, Padova, te li porto a Zagabria per esempio, so nome e cognome dei pazienti perché quando salgono sul bus il viaggio è gratuito. Il viaggio è gratuito per quelle persone che mi danno nome, cognome, eccetera. Poi quelli, se iniziano a curarsi, loro prendono la percentuale. Ok, funziona così. La Croazia, questo è stato il motore di crescita del turismo medico. Gli intermediari primi della Croazia sono i trasporto bus, che poi lì la domanda come li prendono i soldi, li fatturano, non li fatturano, li lasciano all'estero. C'è molta anche evasione fiscale in quel settore, quindi se vuoi, io so anche come puoi eliminarlo il turismo medico, basta che elimini gli intermediari e rimangono solo cosa? I centri iperspecializzati, che vengono automaticamente trovati dal paziente. Se uno ha bisogno di fare il trapianto di fegato, di cuore, non è che lo prendi al bar e dici dai vieni da Franceschino che ti fa il trapianto, tra una plastica al sedere, una al seno, fa anche i trapianti di cuore. Questo è quello che succede in soldoni in certe cliniche, ovvero che loro si trovano a curare pazienti che non sono adeguati alla strumentazione, preparazione e background dell'equipe, non hanno magari equipe, e allora lì inizia la cura pericolosa. Quando non c'è praticamente, non collima l'offerta con la domanda. E quando tu, perché sei ricattato, devi curare tutti, se no non te ne mandano più, c'è il rischio che curi bene, perché sei capitato nel posto giusto, la persona giusta con l'equipe giusta, oppure che l'equipe fa un qualcosa con un trattamento limitato, o l'on 4 su un paziente che deve ricostruire osso, o l'on 6 su un paziente che deve fare zigomatici. Non sono pronti, autorizzati, non hanno anestesia per fare zigomatici. Quindi vendiamo e vendili l'Olon 4, l'Olon 6, tanto regge uguale. Però è un trattamento sottodimensionato. E anche perché magari lo zigomatico costa il 30-40% in più. E la gente che gliel'ha portato, pur di per non perderlo, gli dice curamelo uguale. Non importa quello che fai, io voglio i miei 1000 euro ad arcata. Se no te lo porto da un altro, Ok, questo è quello che succede. L'intermediazione è la cosa più pericolosa che c'è, per questo motivo, perché la equipe medica si trova ricattata poi. Ok, questa persona è venuta qua e ci chiedeva il 10% per i pazienti che ci avrebbe portato. Io dico, ok, fallo cantare, così produciamo materiale per l'inchiesta. Allora attiviamo tutto, le telecamere, iniziamo a registrare. Lui voleva il 10%, guarda che se no li porto da un'altra clinica. Guarda, sono già stata a quella clinica, loro mi fanno il 10%, però il laboratorio mi piace più il vostro. In fondo era un paziente che si aveva scelto noi perché lui aveva fatto la ricerca, voleva collaborare con noi, ma disposto a screditarci e magari a portare pazienti molto complessi in cliniche che non sono adeguate. Ok, questo è pericoloso, questo è molto pericoloso. Il turismo medico, oggi vi parlo di un argomento che per me è veramente caro, perché è stata la chiave, possiamo dire, la chiusura del cerchio di tutto quanto. Se io non avessi sempre detto di no
agli intermediari, non mi sarei obbligato alla strada dell'eccellenza. Ok, ma mi sarei accontentato. Ho detto, tanto ci pensano loro a portare i soldi, noi dobbiamo solo lavorare. Quando invece io dico no, questo eticamente non è corretto e soprattutto io non voglio i problemi che ci hanno avuto le altre cliniche che avevo intervistato, che me l'avevano detto chiaramente, okay, queste altre cliniche, mi avevano detto guarda che noi qua abbiamo un problema, ovvero noi abbiamo 150 operatori, abbiamo un ristorante sempre affollato, ma stiamo servendo minestrine. Cioè, al tavolo si servono minestrine e poi tutti la vogliono diversa, la minestrina. Quindi non solo abbiamo 150 operatori, ma abbiamo un laboratorio ingolfato, una cucina ingolfata. E ho detto, ma io voglio fare il contrario, a me interessano solo le cose d'eccellenza. Eccellenza la puoi raggiungere solo se fai una cosa e ti specializzi in maniera verticale, non puoi fare orizzontale. Orizzontale sei un tuttologo. Faccio devitalizzazioni, cariette, un po' di apparecchietti, un impiantino, poi faccio uno zigomatico. Non mi riesce, non siamo specializzati, non abbiamo i macchinari. Perché non abbiamo i macchinari? Perché abbiamo spese alte. Quando un motore disperde molta energia, non è performante. Quando non è performante, fa 4 km al litro, non ne fa 40. Quando invece tu hai una cucina che fa solamente, che ne so, la paella. Sono specializzato in risotti, faccio solo risotti. I miei chef sono specializzati solo in risotti e hanno fatto i corsi solo su risotti. Non chiedete il pesce perché non ve lo sanno fare. Ok, meglio se andate al ristorante di pesce. Allora in quel caso io cosa inizio? A ottimizzare e creo gap, stacco rispetto a altre strutture che nel mondo fanno quel tipo di trattamento. A un certo punto noi saliamo sulla montagna e iniziamo a essere visti. Quella è la chiave di tutto. Oggi ho parlato di questa lezione perché ieri sera c'era di nuovo una persona che è venuta qua, sono stato io quando vengono queste persone, non è che li mando via, li faccio sedere perché sono delle persone che hanno bisogno di essere aiutate, okay? Proprio a non buttare soldi, perché so persone queste che vogliono crearsi un lavoro, vogliono iniziare a investire soldi, fare pubblicità, creare la squadra, però quello che non sanno è quello che vi spiego adesso, cioè che nel settore sanitario, come nel settore tecnologico, c'è un rapporto di 40 a 1 su chi ce la fa e gli altri che falliscono. Significa che prima di trovarne uno che tutte le cose le fa bene, ci saranno 40 che falliscono, che buttano i soldi o che fanno delle cavolate, che hanno problemi poi dopo. Lo stesso è per la tecnologia, ok? Ci sono i blockbuster, Apple, Microsoft e poi ci sono tutti gli altri. Oppure, e per esempio nel turismo medico, nella sanità, ci sono le cliniche più attrezzate che prendono tutto e qua ci sono due pazienti ogni 3 mesi, un paziente ogni 4 mesi, un paziente all'anno, 0 pazienti o ogni tanto gli amici degli amici. Perché questo? Chi cerca le cure specialistiche, parliamo di cure iperspecialistiche, okay, come la ricostruttiva completa della bocca, il trapianto di fegato, oppure la gamba bionica, sono cose che non è che vai sotto casa e c'è Franceschino che ti fa la gamba bionica, devi cercare. Okay. E questa persona è venuta e mi ha detto, bravo ragazzo questo, ci siamo conosciuti sul gruppo, io sto su tanti gruppi. Ogni tanto lancio l'esca lì sui vari gruppi perché così attiro i cervelli, che poi sono quelli che lavorano con noi. E lì lui mi ha detto, guarda, sono interessato a venire a chiedere perché vorrei fare questo e vorrei un tuo parere. Io ho detto, vieni, ti do un parere. Ho detto, guarda, sono un anno fa abbiamo pensato di raccogliere tutte le mail dei dentisti italiani e chiedergli, guardate, ci mandate i pazienti come questo dentista e noi vi diamo una percentuale. Molti ci mandavano a quel paese, in 4 su 2000 ci hanno risposto. In 6 mesi ci hanno mandato solo 2 lastre, curati 0 pazienti. Guarda, ho fatto di tutto, ho cercato pazienti così, ho provato a cercare pazienti così, ho cercato pazienti cosa, perché così faccio lo stipendio, eccetera. E gli ho detto, vedi, il problema è che tu stai cercando pazienti, ma funziona al contrario, tu devi farti trovare dei pazienti. Devi andare a cercare la carne da macello. Tu devi
devi salire nella montagna. Per salire nella montagna il percorso è lungo. C'è sudore, fatica, rinunce, tanti no, 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 per dire di sì a qualcos'altro. Non uscire il weekend, fare i viaggi, pagarsi la formazione, cercare, recruiting, provare, protocollare, c'è tanto. E allora poi ti posizioni là, cioè non è che arrivi qua, io non è che sono arrivato a fare questa clinica perché per caso, ma perché avevo accumulato, li vedete qua a monitor, più di 100 consigli di cliniche che lavoravano da 20 anni. Sommati, sono circa 2000 anni di esperienza. 2000 anni di esperienza accumulata mi avevano detto come le cose vanno fatte e come non vanno fatte. Io ho semplicemente applicato i consigli di persone che già avevano avuto successo e mi avevano detto le reti guai, guardatene, guardatene, perché poi non cresci, rimani piccolo così e sei un generalista. E ho detto ma io vado fuori dalla Sardegna per fare qualcosa di più, non per fare il generalista. Il generalista lo posso fare lì a Cagliari, ma se io me ne vado, accetto di lasciare, di farmi una vita lontano dagli affetti, la famiglia, lo faccio per fare qualcosa di grande. Allora ero andato a vedere le cliniche iperspecializzate e tutte avevano questo in comune, che loro avevano marketing interno, ok, servizi assistenza interno, assistenza dopo le cure interna, tutto loro c'hanno, non vanno a delegare a altri il tipo di trattamento con cui loro ogni giorno devono avere a che fare. Io decido che tipo di cure fare, non posso sperare che, speriamo che mi arrivi quel trattamento che so fare. Io devo essere padrone dell'eccellenza e mostrare l'eccellenza e farla vedere. Per questo abbiamo lavorato, la chiave di tutto era lavorare col web, coi video, far vedere le cose. Quando tu fai vedere le cose, chi cerca trova. E a un certo punto sei libero di lavorare come sulle cose che piacciono a te, che piacciono a te, non su, non sei obbligato a fare ortodonzia, non sei obbligato a fare devitalizzazioni o perché devi accontentare quelle persone che ti portano le persone. Quindi quello che ho dato a lui è stato questo consiglio, gli ho spiegato, guarda che tu immaginati che c'hai un figlio, ok, che ha bisogno del trapianto di fegato e vai a cercare chi è specializzato in trapianti di fegato, prima di tutto, no? Vai a cercare, ok, chi è che fa i trapianti di fegato? L'audio c'è, sì, si sente. Ok, vai, in Italia ci sono due centri, qua però costano molto, $200,000, America stessa cosa, $250,000. Allora apri internet, inizia a cercare, cerchi, dov'è che costa meno, turismo medico, ok, devi andare in Thailandia, oppure devi andare in Centro America, Colombia, eccetera. Poi cosa, perché? Perché lì ci vai per una questione economica. Quindi la prima cosa che una persona cerca è il risparmio, perché quello fa aprire il laptop o lo smartphone e metterti alla ricerca di qualcosa. Ma poi dopo, al secondo punto, c'è la qualità. Metto 5 stelle per esempio qua, nel senso che okay, è vero che sta andando in paese più economico, però cavolo, devo farmi il trapianto. E allora io gli ho fatto questo esempio, gli ho detto tu immaginati che vuoi andare devi curare tuo figlio e scopri che poi il chirurgo che ha operato tuo figlio in realtà è specializzato in reni, non in fegato. E magari scopri anche che tuo cugino ha preso 30.000 euro per aver portato tuo figlio a farlo curare da quel chirurgo. Come lo guarderesti quel chirurgo? E soprattutto quanto ti dura sto giochino, perché se poi arriva uno che parla di queste cose su internet pubblicamente, persone iniziano a scrivere e crollano le cose, crollano. Perché ci sono cliniche che hanno dovuto bloccare i profili su internet per questi motivi. Ok, memore dei consigli, guai, a maggior ragione, significa poter essere focalizzati, poter essere liberi, poter offrire qualità e soprattutto non incorrere nelle recensioni negative, soprattutto dal momento in cui noi lavoriamo con internet, lavoriamo a distanza, non è che un paziente passa nel marciapiede e ti vede, dice guarda c'è una clinica qua mi sa ed è guarda caso specializzata in ricostruttiva completa
E guarda caso hanno anche il laboratorio tutto digitale, guarda caso fanno anche la telemedicina e guarda caso hanno anche dentisti tecnici venuti dall'estero per fare questi progetti e guarda caso fanno anche formazione, corsi a medici e odontotecnici e guarda caso hanno anche il centro assistenza in Sardegna, Milano e Roma e guarda caso fanno anche divulgazione. Ok, le cose non sono coincidenza, devi essere. Come dire, devi creare l'ecosistema di eccellenza e allora a quel punto sei libero. A un certo punto sviluppi il gap, lo stacco. Per questo esiste il rapporto 41. Uno è eccellente, gli altri sono coppie o gente che ci prova. Io avevo raccolto 80 punti in questo libro delle cose che sono fondamentali che devono esserci. Avevo fatto proprio tanta schematizzazione, ero matto quel periodo veramente, non dormivo per scrivere poi tra un viaggio e l'altro questo libro. Se vengono rispettati tutti, e sono veramente tutti importanti questi punti, allora hai fatto un qualcosa che, secondo tutte quelle 2000 anni di esperienze, può campare per i prossimi 20 anni. Noi avevamo un progetto, il team, io ho detto i team per esempio, io li ho sempre selezionati facendo una proposta alta, ok, dobbiamo raddoppiare entro i prossimi 6 mesi, ok facciamo, no vabbè, ma perché va bene così? Di fronte a dover fare cose di nuove servono persone che, ok facciamo, non importa come, troviamo il modo di farlo, ok, cioè in questo caso non si può fare, ci servono impianti diversi. Andiamoli a cercare, ok? Proviamo. I dottori che mi vengono e dicono sono stanco di fare questo, facciamo cose ancora più complesse. Ok? Gente che è affamata, che ha voglia, gente di serie B che ha voglia di diventare in serie A. Non gente arrivata di 50 anni, dentisti di 60 anni, che vedete che sono tutti giovani affamati e sono scattanti, perché la squadra è una squadra che ha voglia di girare il mondo, di far vedere i casi, di fotografare tutti i casi, di pubblicare, fare le pubblicazioni scientifiche. Siamo in competizione col mondo, okay? Con i più grossi centri di ricerca. Ci fanno anche i complimenti. Questo, oggi ho fatto un live su questo, andiamo su Facebook, ora vi faccio vedere. Adesso giro. Già ho fatto, andiamo sul gruppo Società Italiana di Protesi Toronto. La protesi Toronto è come volgarmente venne chiamata la protesi su impianti dentali, ok? Tutti i denti su impianti dentali. Noi pubblichiamo, non è vero che i dentisti ci odiano, odiano quelli che lavorano male, perché giustamente creano poi problemi ai pazienti. Questo è per esempio pubblicato da noi, ok? Questo è un caso che io ho pubblicato. Facciamo vedere per esempio un caso di zirconia con sottopecton e struttura interna in titanio di rinforzo. Questo è un prodotto, questi sono dei denti test, per esempio ve lo potete passare, vedete che c'è una struttura interna in titanio. Ci sono poi dei denti esterni in pecton, in polimero, e poi sopra vengono messe le corone. Quelle sono dei test in resina. Se quelli vanno bene, i test in resina si stampano in zirconio e si fanno i denti definitivi. C'era un paziente da poco, ci abbiamo scritto proprio un articolo sul blog, mi pare. Lo vado a cercare. Futuro è già arrivato, si chiama telemedicina. Proviamo a vedere, di fiato è perché mi viene una panoramica, sì, eccolo qua, vediamo se hanno messo qua gli screenshot, no, non ci sono, devo andare su WhatsApp per farvi vedere, perché erano davvero davvero interessanti questi, vabbè, torniamo a questo, 50 commenti, questa è gente che gli piace il lavoro, ok. Ci sono qua dentro praticamente i 3.700 specialisti, 2.600 specialisti italiani che fanno questi tipi di protesi. Questi sono i tipi di protesi. Questa è la discussione che per esempio c'è sotto, vedi che ci chiedono qua, non so, proviamo a zoomare. Ok.
ci fanno domande. Lì ti passa aperta come cementi, che fissaggio, qua rispondo, gli faccio vedere i materiali, perché sono cose queste che sono molto costose da fare. E sono anche difficili trovare i pazienti che se le possono permettere, quindi non facendole tutti i giorni, sono cose che sono nuove. E non ci sono magari anche gli odontotecnici con cui lavorano che sono attrezzati, che hanno la conoscenza, che hanno i macchinari, che hanno la casistica, perché poi li devi saper maneggiare. Tutto molto bello, qua fanno altre domande, con qua aggiungerei anche, dovresti anche progettare sezioni maggiori, qua c'è i complimenti, complimenti, c'era uno che mi chiedeva, ecco qua, chiedo per imparare, cioè perché realizzi in pratica una doppia barra, il pecton è diverso dal PIC, ok, mi chiedono il tipo di materiale, cioè dicono ma che materiale è questo? È diverso perché loro conoscono il PIC, poi dopo è uscito il pecton che è più resistente del PIC. Avevano pubblicizzato molto il PIC, ma io mi sono andato a cercare i nuovi polimeri perché sapevo i limiti. Io ci passo le notti a parlare con loro, ok? E gli faccio vedere degli esempi, gli spiego. Ah, ok, gli faccio vedere delle varianti senza pecton, gli faccio vedere dunque in sintesi, parti dalla DVO, gli do i protocolli. Che dire, se è stato esaustivo, se è andato un ottimo consiglio. Non è vero che ci odiano, ok, sono colleghi come noi che sono strozzati dal pizzo, dalle tasse e che desiderano magari un giorno andarsene dall'Italia perché dicono cavolo io vorrei farle quelle cose. Trovi gli appassionati, io in questo modo non vi sembra ma sto facendo il recruiting, mi sto attirando gli appassionati che vorrebbero, vieni avanti, vieni in squadra. A noi serve gente che passa come me le notti, a mezzanotte, alle 2 di notte. Erano le 3 di notte qua in Italia, stavamo parlando 6 giorni fa da New York, c'era il fuso, però questa persona era lì che chattava con me di tecniche, di materiali, di sono tanti. Poi andiamo giù dalla Spagna, fanno vedere, poi allora ha provato a pubblicare di qualcuno che ha fatto lui, che questo è un po' sporco, però qua così non lo puoi fare, serve la barra di rinforzo interna. Questi casi ci aiutano, cioè perché noi lavoriamo in realtà? Perché abbiamo capito che un segreto per l'eccellenza è il team. E io glielo spiegavo ieri a questo ragazzo, guarda che non basta andare a cercare chi accetta che ti dà il 10%, il 15%, perché se arrivo io che ho la squadra meccanici della Ferrari migliore, la Ferrari è migliore. Se sono più preparati, non è una questione di gomma, di metallo, è una questione di sapere cosa farlo e farlo in sincronismo. E se è la squadra è tutto, la squadra viene prima dei materiali, viene prima della marca degli impianti, la squadra non c'è segreto più grande che attirare gli appassionati lavorando d'eccellenza e facendo vedere l'eccellenza. Allora a quel punto loro iniziano a comprare la rivista d'eccellenza. Vedi chi compra le riviste? Quelli sono gli appassionati. Quello è il miglior recruiting, non puoi mettere cerco dentisti, cerco chirurghi, chissà chi mi arriva così. Io ho fatto dei corsi dove mi davano dei consigli su come creare la squadra e in questi corsi c'era scritto questo, fai vedere quello che fai, inizierai a tirare da te a te le persone che come te pensano, che parlano magicamente la stessa lingua, parli quello, dice bah, già ci siamo capiti, ok allora facciamolo. E a un certo punto diventa strategico perché c'è una cosa che poi capita, magica, che quando tu inizi a lavorare di eccellenza puoi avere due tipi di curve di crescita, o una curva così, ok, che poi si stabilizza, o poi abbiamo la curva di crescita logaritmica, okay. Noi abbiamo una curva di crescita logaritmica che ha le sue problematiche che vanno risolte, che se non le risolvi chiaramente possono essere problematiche grandi. La principale qual è secondo voi? Nella crescita logaritmica, ho parlato adesso, il team, tu immagini che devi fare pizza, inizia a fare la pizza buona, tutti vogliono la pizza buona, chi la fai fare la pizza buona? Inizia a chiamare Franceschino, Lucchino, Marchetto, vai, fai la pizza, e ieri facevo pasta, vabbè oggi fai pizza, ok, la chiave di tutto è il team, devi creare qua.
ma il team è probabile che non avrai tempo di formarlo. Probabile che dovrai prenderlo il team, attirarlo. Dovrai creare un ambiente piacevole di lavoro, un ambiente dove non è stressante, un ambiente dove tutti vorrebbero lavorare. Un ambiente Google, Facebook, dove comunque Inga non diresti mai, ma sta lavorando. Yana sta lavorando anche lei, non direste mai. Poi siamo sempre a fare picnic sul tetto, ma stiamo lavorando. Però è un ambiente, tutti vorrebbero lavorare in questa clinica. Molti dentisti ci chiedono qua di venire a lavorare, molti odontotecnici hanno lavorato in altri, però vengono da noi. Perché? Gli offrono di più, ma stanno qua. Perché poi il team te lo devi anche tenere. E quello è il know-how, è quella la cosa più di valore che ha un'azienda. Poi sono le persone, l'esperienza, i corsi che abbiamo investito su di loro. Abbiamo investito tanto, hanno tante esperienze. Loro potrebbe venire una clinica magari di New York e dire tu domani sei il mio chirurgo. Okay? Perché a New York non trovi chirurghi che hanno questa esperienza e che hanno fatto questi casi complessi. E allora a un certo punto devi che cosa? Responsabilizzarli. Creare un ambiente, il migliore ambiente dove io avevo lavorato era l'ambiente autogestito, dove io ero autonomo di quello che potevo fare. Non c'era qualcuno che mi diceva di fare questo e questo. Perché chi è bravo lo sa di essere bravo e sa che lavora bene quando tu gli dai strada dritta, so come Ferrari, quello non gli devi dare vita strada con le buche perché si rompono, si scassano. Io le ho già fatte le buche, ora voglio strada dritta e impostare io il mio team, il mio sottoteam. Abbiamo fatto un contratto l'altro giorno con la squadra medica dove al terzo punto c'è scritto proprio questo, di note ho mandato dove a Vadim. Vediamo qua, andiamo su, parliamo tanto, eccolo, mi sa che è questo, la clinica responsabile, quarto punto scusa, il medico e l'equipe che hanno visitato il paziente sono unici responsabili del piano di cura presentato al paziente, nessuna figura, dottor Palmas compreso, può interferire con modifica al piano di cura finale. Ok, io mi sono proibito di modificare cose che magari non ho visto l'attacco. Magari non ho visto certe cose che loro sono diventati più bravi di me. Okay. Io mi occupo di sviluppo e ricerca, in giro per il mondo a vedere i protocolli. Costruisco la squadra ora mettendo da connettore sociale in contatto le migliori menti perché abbiamo da fare cose molto complesse qua. E ci serve creare il team che fa ricostruttiva molto più avanzata. Ricostruttiva oncologica, paziente che gli hanno tagliato mezza mandibola, non deve solo ricostruire i denti. E lì ci servono i cervelli, i designer, gente che sta in altre parti del mondo. E sono in pochissimi che stanno facendo questo, per questo poi vado a creare anche i gruppi. Ok, qua ho messo i migliori designer proprio al mondo insieme. Continua a crescere questo gruppo. Questi sono i membri. Okay, amministratore, eccomi qua, gli altri sono moderatori. Questo è una fucina praticamente di ricerca dei designer del futuro. Qua ci sono, qua ci scriviamo e qua andiamo a creare le squadre. Io giro il mondo a creare le connessioni con i top. Questi sono i top, pubblichiamo, facciamo vedere a livello mondiale quello che stiamo facendo. Qua stavo per esempio a New York. Sono delle bravissime persone queste due. Io poi esporto il mirto nel mondo. È una cosa collaterale, ok? Lui e Sander, per esempio, stavano facendo, per esempio, fanno comparative tra i software loro, i due più grossi software che si usano a livello mondiale. Qua dentro si riesce a fare che cosa? Networking con le persone giuste, che non incontri per strada, cioè non è che passeggi e oggi a Ismail incontro Fernando Polanco, oppure che ne so, incontro Raffaella Carrase, se uno vuole andare nello spettacolo. Quindi, tornando a ritroso, una persona che era venuta invece anni fa, anche lui voleva fare turismo medico perché è nato, cresciuto qua a Chisinau, ho sentito parlare che ci sono i malati che vengono qua, ok, mi ci butto, voglio farlo. Un giorno è stato con me, è andato via, mi ha stretto la mano e mi ha detto non potrei mai farlo.
che devono capitare troppe cose, tutte contemporaneamente, che è una cosa che può capitare una su mille, non è una cosa replicabile. Motivo per cui non eravamo entrati acceleratore di imprese a Roma, la Lewis Adams. Eravamo arrivati su 2000 progetti, dodicesimi. Però poi, quando hanno analizzato il progetto, hanno detto no, questa cosa non si può sponsorizzare perché è troppo complessa e non si può scalare. Loro hanno bisogno di cose semplici che poi si possono duplicare velocemente, crescere e fare profitto. Ho detto, qua è una cosa troppo iperspecialistica. Le cose iperspecialistiche sono delle cose che accadono ogni tanto, succedono. È come un'opera d'arte, non la puoi standardizzare, non è più un'opera d'arte. È una fotocopia, che ne so, della Mona Lisa. Okay. Quella è un'opera d'arte, ce ne sono diverse di opere d'arte, a chi gli piace l'astrato, a chi gli piace il cubismo, sono quelli i pittori, devi andare da quelli, perché sono cose iperpersonalizzate. Se sono iperpersonalizzate non si può standardizzare. Stiamo andando verso gli impianti, per esempio, non convenzionali, quelli sotto peristace, cioè, ci sono due pazienti questi giorni che devono fare quelli, sono impianti che non sono vittima, sono proprio con la forma dell'osso. Questi impianti in titanio, e lì devi fare le forme agli impianti, ti servono di designer, ti servono. Poi devi produrli col robot, ma poi devi creare tutte le connessioni a dei denti che sono anche quelli personalizzati, devi vedere quanto devi ricostruire con altri materiali in polimeri che simulano parti mancanti. Questi tipi di attività sono delle attività, non sono attività semplici, sono attività complesse. Tutte le attività complesse, ci sono alcune cose che non potrai mai né standardizzare né delegare. La scelta, per esempio, di quello che fai non lo puoi delegare, perché diventa pericoloso. Allora diventi, sì, puoi standardizzare cose, le cure semplici puoi standardizzare. Per esempio, io vi faccio un esempio, gli apparecchi. Ci sono casi semplici, intermedi e difficili. Quelli semplici li puoi allineare con degli allineatori trasparenti fatti col computer. Quelli intermedi c'è bisogno di controllarlo una volta al mese. Quelli complessi serve l'ortodonzista, che proprio va a studiare anche certi angoli perché rischia di fare danni. Poi ci sono quelli ancora più complessi, che hanno bisogno, prima di fare l'ortodonzia, fare anche dei tagli di chirurgia, modificare le basi ossee, poi fare l'ortodonzia classica, poi vedere, speriamo che vada anche bene. Se tu dovessi accelerare un'impresa, quale acceleri, questa o questa? Acceleri questa. Questo è fondamentalmente il motivo per cui intermediari no. Sul lungo termine, sul breve termine, se non sai quello che stai facendo, significa che non lavori. Ma se tu sei centrato e concentrato e alle spalle sai come quello che devi fare e come arrivare là, perché hai fatto magari la più vasta ricerca che sia mai stata fatta, e quindi io sono sicuro di quello che devo fare, perché me l'hanno detto quello che devo fare, non me lo sto inventando. Okay. Gli appartamenti devono stare vicino alla clinica, l'agenda, fregatene dell'agenda, i pazienti saranno sempre in ritardo gli appuntamenti se vuoi fare qualità, perché la chirurgia sai quando inizi, non sai a che ora finisci, le protesi sai a che ora inizi, non sai cosa finisci. Se rispetti l'agenda significa che stai interrompendo prima il trattamento, quello è pericoloso. Tanto il paziente arriva qua, dopo 7 giorni comunque se ne deve andare. Sta in vacanza, appartenenti vicino, cerca di creare l'ambiente logistico dove allo stesso tempo si intrattengono, se no si sparano dalla noia, che muoiono peraltro. Però devi cercare di far dimenticare la fobia. La sala d'attesa non usa disinfettanti senza odore. La sala d'attesa non deve sembrare una sala d'attesa. Metti specchi, la gente deve vedere cosa avviene dentro ai gabinetti, perché uno c'ha paura così del dentista. Ha perso i denti, delle volte per piorrea, delle volte incidente, delle volte droghe, fumo, anche paura o motivi economici. Tu devi eliminare tutte queste cose, motivo economico, devi eliminare il fumo, centri assistenza dopo le cure, devi cercare di usare un laboratorio che ti permette di replicare i pezzi. Io sapevo che il digitale era la chiave, poi per fare cosa? I centri assistenza. I centri assistenza, cerca di farli che servano anche altre cliniche. Così lavori con i pazienti che si sono curati all'estero e quello sopravvive, quel centro assistenza può rimanere aperto. E i centri assistenza sono fondamentali, perché se tu lavori a Trieste è un attimo andare a Rijeka, ma se lavori con l'aereo hai bisogno di un centro local.
Cerca di andare, quando vai in selezione, almeno con quattro lingue a selezionare il personale di base, okay? Perché poi ti costerà meno quando fai l'espansione. Cerca di utilizzare dei impianti dentali che sono diffusi almeno su tre continenti, perché non sai mai dove un paziente andrà a vivere. Sono tante le cose che mi hanno detto, tante. Io risparmiavo tempo senza dovermi inventare le cose o brancolare nel buio un domani, perché poi non sapere ti blocca. Perché le persone non fanno un passo? Perché hanno paura. La paura viene dal non sapere, dalla non conoscenza, l'ignoranza. Ma se uno sa, perché gli hanno detto, guarda che questo è così, uno, cosa vuoi? Sì, lo faccio, prendo questo, l'ha detto. Oppure quello, no, questo non devo fare questo. Cerca di avere un laboratorio interno, mai delegare le protesi fuori, perché se poi hai un problema ti costa meno rifarlo quel lavoro. E poi a fine anno quello significa poter pagare altri stipendi che sono di ausilio per attività ausiliarie, la domenica, il personale paramedico, Inga, Iana, i ragazzi, il marketing, che danno poi amplificazione. Il marketing, quando registrate due versioni, una per i pazienti di versione e una per i medici, ok? Noi abbiamo tanti video che andiamo a pubblicare che sono dei video fatti appositamente proprio per attrarre chirurghi oppure per attrarre designer. Non buttiamo via nulla, ci abbiamo gli hard disk lì, loro lo sanno, un tabulato di cose che devono produrre, anche i gruppi dove devono diffondere queste cose. Poi ci sono delle pagine per i corsi, delle pagine per come dire, promuovere certe attività. Abbiamo tutto riassunto qua, okay. Come si lavora, l'importante di lavorare con le recensioni, l'importante di far aprire la recensione al paziente. Tutti pensano che la recensione è un favore che ci fate. In realtà la recensione è una tutela per il malato, è un diario di bordo. Oh, vi racconto, aggiornamento, giorno 180esimo, ok, è successo questo, e uno si sente già più tranquillo. Ed è il problema questo di curarsi all'estero, abbattere il muro della diffidenza. Dai uno strumento per cui uno possa scrivere pubblicamente quello che sta succedendo. Okay, sta succedendo, non sembra, ma prima di tutto serve sicurezza psicologica. Per quello sul gruppo, appena uno entra, parlate, fate gruppo, fate amicizia, un percorso psicologico in due, in tre, in un gruppo d'amici, poi ci si rivede al secondo viaggio. È un bel viaggio quello che stiamo facendo. Da poco l'ha scritto qua un paziente sul gruppo. Stiamo facendo un bel viaggio. Servono giovani per fare questo, giovani che sono motivati. Il prezzo è importante, sì, fai attenzione al prezzo, perché ci sono prezzi bassi anche in Italia. Ok, prezzo basso lo posso fare in Italia, certo. Posso offrire prezzo basso anche la qualità? Difficile, perché c'ho l'ipertassazione, che si porta via una bella fetta, l'ipertassazione. Est Europa puoi fare il prezzo basso, ma anche mantenere la qualità, perché c'hai tassazioni irrisorie. Quindi puoi scendere in maniera naturale, ma tu quando devi scendere in maniera forzata, togliendo delle cose, o abbatti le tasse e fai il pagamento. Lui sa come fare il pagamento. Oppure devi togliere qualcosa dal listino prezzi. E da poco c'è un video che ho fatto, te faccio vedere, di un preventivo che mi è arrivato, dove c'è un paziente con la protesi in PMMA venduta come protesi definitiva, ma quella è una provvisoria che tiene massimo un anno, poi la devi buttare. Mia sorella ha fatto una protesi. Provvisorio venduto come definitivo. No, o resina, ho fatto oppure vedere i tuoi video, purtroppo resina. Guarda che il low treatment non è vietato. Viene punito l'over treatment, ovvero se io faccio più di quello che c'è da fare, ma se io faccio di meno di quello che c'è da fare, ho trovato il modo di abbassare il prezzo. Però non è stato informato, lui ha chiesto il meglio e si è trovato con questa bocca. Questi sono delle cose, okay, che puoi fare in alcune nazioni. Non ci sarebbero persone che se le possono permettere.
Quindi, non essendoci persone che se le possono permettere questo, può anche capitare che un paziente non percepisce, dice, ma in Italia mi hanno fatto lo stesso prezzo. Sì. Vagli a spiegare cos'è la pizza. Ok, ci sono delle cose che hanno bisogno di un percorso di apprensione, infatti noi stiamo limitando. Se voi notate sui siti web c'è poco su queste linee, sul Pecton, ne parlo su questo gruppo, perché su questo gruppo le persone giorno dopo giorno sono più informate, iniziano a studiare. Le informazioni più importanti di cui uno ha bisogno devono essere intanto digeribili, spezzettate, okay? Date piano piano, non ti posso dare una valanga di informazioni, se no ti viene il mal di testa. All'inizio cosa che deve fare il paziente? Si deve concentrare sulla parte chirurgica. Ok, ricostruttive ossee, impianti, la logica del piano di cura, di come deve essere programmato. Quando il paziente inizia a curarsi, allora tu gli inizi a dare delle informazioni, mail che facciamo partire, sms, vi arrivano una valanga di informazioni appositamente. È meglio l'iperinformazione della zero informazione. Poi qualcosa tra le mille, metti che ne ha aperto 100, però ti assicuro che quelle 100 è meglio che zero. E uno inizia poi, da quando si inizia le cure a quando si mettono i definitivi, mediamente passano dai 4 ai 6 ai 9 mesi. È tantissimo tempo che si può utilizzare per iniziare a scolarizzare il paziente sulle differenze, sui materiali, sui tipi di protesi, sui tipi di costrutti che si possono fare, accoppiamenti, sulla dinamica della bocca. Sono tutte informazioni, quelle di seconda battuta, che devono venire. L'alternativa è guardo, faccio lo struzzo, testa sotto sabbia e guardo solo il prezzo. Quant'è quello che mi ha fatto di meno in Italia? Ma guardi che non è la stessa cosa, questa cosa è un po' diversa quella che vi sta facendo. Eh sì, ma se, così gli ha scritto, se c'è un problema, voi non vi posso denunciare, a lui ce l'ho qua e lo posso denunciare. Il prezzo me la bassa facendomelo black. Ok, se quelli sono i presupposti per iniziare una cura di fiducia con una persona, già mettendo in conto che lo devi denunciare, se poi paghi black non so come lo denunci, guardando solamente il prezzo, ok? Io gli ho detto lascia cadere la conversazione, significa che noi non siamo la clinica per lui. Meglio non lavorare con le persone disinformate, perché rischi poi una recensione negativa per colpa di una persona che non ha neanche capito che la pizza è un'altra cosa. Quella pizza che mi hanno fatto era bruciata, l'ho sollevata, era nera sotto, cioè quella è fatta in un forno a legna. Magari quella è abituata a mangiare pizza hot fatta col piattino nel forno elettrico. Questo è il rischio, uno degli altri rischi, per cui informiamo tantissimo e lavoriamo solo con un tipo di pazienti che sono informati, perché poi con internet è rischioso. Rischi veramente quello che non capisce quello che fai, un boomerang, perché poi quello va a colpire anche i pazienti che magari sono in fase informativa iniziale e pensano cavolo quelli sono dei terroristi, ma magari era uno che non capiva la pizza e ha scritto lì che la pizza aveva del nero sul fondo, per esempio. Quindi reti commerciali non in sanità. Per vendere automobili va bene, per vendere Herbalife va bene, per vendere che ne so corsi di piscina va bene, se entertainment, se sono oggetti che però non hanno a che fare né con la salute oppure servizi proprio sanitari, sono un qualcosa di molto pericoloso. E noi iniziamo ora, avete visto già che abbiamo iniziato a fare campagna visiva, che ne so, Albania, Moldavia, denti brutti, denti belli, quello è per allenare gli occhi, ok? Noi ora inizieremo tutta una serie di informativa che serve a promuovere quella che è l'intelligenza di chi sta sul web, che sono pochi poi quelli che scriveranno, ma quelli che scrivono poi influenzano tutto il web. Okay, non serve che poi scrivano e parlano tutti, te ne bastano pochi, il 3%, ma quel 3% che magari scrive una Bibbia su come vanno le cose, quelli hanno influenzato e sono articoli quelli che leggeranno migliaia di persone. E l'informazione ti inizia a far cadere quelli che lavorano male e promuovere quelli che lavorano bene. È un'autoregolamentazione del web. Per quello c'era una clinica che mi disse lavorate di qualità, fate questa scelta. Perché se voi avete un progetto da lì a 20 anni, dovete sopravvivere a 20 anni. O lo fai per 2 anni o lo fai per 20 anni. Abbiamo fatto una scelta di stare 20 anni, ci servono i centri assistenza, non ci serve scappare con la cassa, non ci serve
fare poche cose così, spicciole e poi scappare. Ci serve promuovere un progetto che sia onesto, sincero, non dire le cavolate perché su internet durano poco le cavolate. Io lo dico sempre, questi erano i primi corsi che facevo a loro. Mai come le donne, mai dire una bugia. Abbiamo 7000 combinazioni di muscoli facciali, se ne accorgono. Il segreto è non dirlo piuttosto, stai zitto, non lo dire. Se però dici, e dici una cavolata, l'ha capito, hai perso in un attimo la stima. E lei non vuole più avere a che fare con te, l'ha capito. Lua da poco, un ragazzo che gestisce i pazienti portoghesi, l'avete conosciuto, un ragazzo occhi azzurri portoghese, ogni tanto sta qua in clinica, un bel ragazzo. Ma io non so, mi ha chiesto questo, non so cosa, gli ho detto, Lua, piuttosto mi chiami e chiedi, guarda, come sta? Io dico al paziente, guarda, ti direi una bugia, non lo so, aspetta, e chiedo. Tu immagina se, allora, sì, allora, funziona così, tu, chiudi, perché ti sta raccontando le balle. La sincerità è premiata. Se tu dici una cosa, meglio dire che non lo sai, però te lo dico in maniera sincera, non lo so. Però mi informo, ok, lavoro per informarmi. E questa è fondamentale. Io gliel'ho detto nel video, gli ho detto, ma scusa, non sarebbe meglio che li prendi da lui i soldi? Perché devi raccontare una balla a lui? Perché il giochino dura poco. Se poi metti che lo viene a scoprire, io ce l'ho conservato 3 anni sto video, ok? Non so perché l'avevo fatto, l'ho fatto il video e l'ho tenuto conservato, e così avevo il ricordo di India. Però sono tutte cose che ho sempre, quando io penso in lungo, no? Penso sul lungo termine, sono cose che se una cosa mi fa venire l'orticaria, forse quella cosa non è tanto corretta. Ho imparato a registrarmi le cose non corrette e a scolarizzare con quelle cose. Dai un insegnamento. C'è uno che ti scrive una mail, la salvo quella mail. C'è una cosa che non va bene così, faccio una fotografia. Mi servirà in qualche modo, o per insegnare qualcuno, o per insegnare al team, o per fare parlare a più persone. Sono degli esempi quelli. Questo era la lezione di oggi, questo libro che vedete a monitor uscirà l'anno prossimo, ok? Noi ci stiamo preparando a una grossa campagna di informazione che avverrà nelle varie città d'Italia, invieremo poi il libro a tutte le redazioni dei giornali, gli faremo una presentazione anche in pennino, USB, video, mettiamo delle materiali che loro possono utilizzare per fare gli articoli e poi gli inveremo anche dei materiali così di denuncia, se così si possono chiamare, poi facciamo vedere chiaramente le cose con la privacy coperta, eccetera, per far riflettere. Loro entreranno anche tutte queste mail, SMS di giornalisti in un tartassamento informativo. Poi ogni tanto gli diamo degli input, delle informazioni, a un certo punto anche loro iniziano a... e loro sono padroni dell'informazione. L'informazione aiuta più persone contemporaneamente. Poi che siano persone che vengono o no a curarsi qua, non importa, intanto li stai salvando dal burrone. È già un modo indiretto di aiutare quello. È già un modo indiretto con l'informazione. Se tu dici a una persona che se mette la bottiglia d'acqua sul tetto 48 ore non si prende la dissenteria in Africa, con le informazioni l'hai aiutato. Perché devi arrivare dopo quando magari c'è la dissenteria? Previeni i problemi, dai le informazioni che prevengono, che evitano i drammi, perché poi di quello se si tratta, se uno poi non c'ha più modo di rimettere mano, è un dramma, non ne esce. A 40 anni con la bocca disastrata per i prossimi 20 anni, se l'è giocata, finita, ha sbagliato strada, è capitato in un vicolo cieco, perché o qualcuno aveva omesso o è caduto nel conflitto di interesse. Quello che io combatto è la disinformazione e il conflitto di interesse, perché ho capito che è l'unico modo di aiutare il sistema, aiutare le persone, devi scolarizzare il sistema, quindi con internet lo puoi fare in maniera ripetuta, automatizzata, e poi allo stesso tempo creare un nuovo modello di valore con dei nuovi valori verso la sanità, percezione della sanità di altro tipo, che a me, io la voglio senza conflitto di interesse la sanità,
E io gliel'ho detto, ah, ma ha sentito che c'è qualche clinica, guarda, Medica vorrebbe aprire una clinica nuova da 5.000 metri quadri, qua non avresti paura di questo? Mi ha detto, perché dovrei avere paura? Supponi che io un domani faccio fra 3 anni i denti gratis e ho creato altri start-up sotto che invece quelle producono denaro per reggere tutte le altre e quella va in pareggio. Che mi frega? Vado su un altro terreno. Vado e quello fa profitto, io sto costruendo la non profit, è diverso. O comunque può essere pagata con dei fondi oppure può essere pagata dallo Stato, ma questo ci arrivi col cambio di mentalità e ci arrivi a cambiare la mentalità sbloccando tutta una serie di false credenze che sono tutto un elenco di riflessioni che ho fatto durante questi viaggi. Durante questi viaggi loro mi raccontavano altre cose, poi tornavo ore e ore pensavo e lì avevo individuato che in realtà il sistema era malato e stavo, per questo non l'ho pubblicato il libro. Questo lo dovevo pubblicare nel 2013, non l'ho pubblicato perché mi sono reso conto che in realtà mi facevo la domanda sbagliata. Cioè questo libro nasceva dal voler capire come curarsi all'estero, ma la domanda è come dovresti essere curato? Questo prima. Ok? Non com'è. La domanda era sbagliata questa. Se stai fuori, poi se decidi di andare fuori perché hai urgenza, allora serve un manualetto. È un manualetto più tecnico. Cosa che viene in importanza? Un manualetto tecnico, comparativo o su come le cose da non fare, oppure cambiare un modo di pensare. Questo produce più danni, questo produce più effetti, questa è una cosa più di nicchia, questo è di massa, questo è il problema che hanno tutti a più livelli su tanti settori sanitari, non solo il dentista, su trapianti di fegato, su dializzati, su... sai quanti sono quelli che vanno in Turchia a fare dialisi? Tantissimi, all'Acibadem. Quindi un saluto a tutto il gruppo, oggi ho parlato veramente di cose che mi tenevo dentro da tanto, come, dentro agli hard disk come questo, lo vedrete prossimamente, è un libro interessante questo, chi mi ha aiutato poi a rifinirlo ha detto che è noioso, questo hanno detto che è bello, questo hanno detto che è noioso, che è un mattone proprio da leggersi, forse perché poi ho messo le foto dentro del team per quello. E allora ho imparato, ho detto ok, come lo vorreste il libro? Intanto da leggere senza gli occhiali. Ok, prova, prova a togliere gli occhiali e dimmi se riesci a leggere. Poi fotografie mi hanno detto, come vorreste? A colori. La copertina hanno detto di cambiare, però il contenuto è quello che conta, cioè deve essere digeribile. Se tu lo apri e lo vedi già piccolo, non lo leggi. E deve essere una cosa che puoi leggere anche un pochino oggi, un pochino tra una settimana. Qualche capitoletto hai letto? Dico, cosa hai letto? C'è qualcosa che ti ricordi? Senza gli occhiali va letto. Quindi questo lo inizieremo a distribuire non appena abbiamo deciso le copertine, alcune modifiche da fare e niente. Un saluto a tutto il gruppo, chiudo qua la lezione che...